Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Quando ho cominciato a parlare dell'argomento 4, uno dei primi video che ho realizzato ha riguardato 4 youtuber internazionali, 4 creator stranieri, che trovo molto bravi e molto interessanti. Naturalmente sarebbero dovuti seguire 4 creator italiani, ma ho interrotto e intercalato l'argomento quarantena, realizzando le 4 cose da fare e le 4 cose da non fare quando si è in quarantena. Se non avete visto quei due video, tra l'altro ve li lascio linkati sul doobly-doo, così potete recuperarli e dargli un'occhiata. Ma ora vorrei continuare lungo l'argomento YouTube, e quindi oggi vi presenterò 4 creator italiani, 4 canali YouTube italiani, forse un pochino di nicchia, ma che trovo veramente molto interessanti. Cominciamo quindi questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Il primo canale che vi presento è di un amico, doppiatore e imitatore di voci veramente bravissimo. Tra l'altro sono sicuro, e non sono il solo a pensarlo, che sarebbe potuto diventare tranquillamente degno successore di Tonino Accolla nel doppiaggio di personaggi come Homer Simpson. Sto parlando naturalmente di Alberto Pagnotta, se non lo conoscete, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi subito al suo canale. Innanzitutto pubblica degli estratti dagli spettacoli che realizza alle Fiere del Fumetto, ad alcune manifestazioni, tra l'altro è stato anche qui a Siracusa al Sira Games. Ma soprattutto, ogni tanto, lui ci delizia con dei video registrati in casa o in studio, dove fa le sue imitazioni delle voci dei personaggi, dei doppiaggi particolari, e talvolta intercala questi doppiaggi con dei cosplay particolarmente gustosi dei personaggi che va a doppiare, quindi sono dei contenuti divertentissimi, ma comunque di altissimo livello, perché è molto molto bravo in quello che realizza, quindi date sicuramente un'occhiata al suo canale YouTube. Continuando lungo l'argomento doppiaggio, vi presento il canale di un amico appassionato di doppiaggio e di argomenti nerd. Lui è Andrea Seth Marino. Abbiamo anche fatto delle collaborazioni molto interessanti sul mio canale. Ora, non vi sto parlando del suo canale principale RaveTube, dove pubblica molti video sull'argomento nerd e molti video di doppiaggi, che però in questo momento è un progetto che ha messo in secondo piano. Voglio parlarvi del suo progetto secondario, il suo secondo canale YouTube, che è un progetto emergente molto interessante. Il suo secondo canale è RaveOlution. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi. Sul suo secondo canale pubblica molti video che hanno a che fare con l'argomento doppiaggio. Ci sono delle interessantissime interviste a dei doppiatori professionisti, doppiatori del mondo cinematografico, della produzione televisiva, delle serie TV, ma anche doppiatori che si sono occupati di doppiaggio nell'ambito videoludico, che secondo me è un argomento molto nerd, ma anche molto interessante. Andrea, inoltre, è un bravissimo disegnatore, ogni tanto pubblica dei travel vlog, visto che ha fatto dei viaggi molto interessanti in Giappone, sicuramente sono dei contenuti da non perdere, e pubblica anche dei vlog di attualità molto pacati, eppure molto interessanti e con degli utilissimi approfondimenti. Per cui andate e iscrivetevi al suo canale RaveOlution, vedrete che non ve ne pentirete, ci sono molti contenuti molto meritevoli ed interessanti. Spostiamoci un attimo dall'argomento doppiaggio e portiamoci verso l'argomento animazione. Vorrei presentarvi adesso il canale YouTube di un animatore italiano. Un animatore italiano storico, letteralmente un animatore che ha cominciato la propria attività largamente prima che esistesse la piattaforma YouTube. Sto parlando del maestro Bruno Bozzetto, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi. Io ho cominciato a conoscere Bozzetto quando c'erano le pillole di Bruno Bozzetto nella trasmissione Quark, e io ho cominciato a seguire la trasmissione da
piccolissimo, quindi è un animatore con il quale sono cresciuto, ho apprezzato tantissimo molti dei suoi lavori, e sul suo canale YouTube non solo ha pubblicato tantissimi dei suoi vecchi lavori, creando questo portfolio del suo lavoro del passato, ma pubblica anche alcune delle cose che realizza sino agli ultimi tempi, delle cose molto interessanti, sia come progetti per l'ambito televisivo, progetti educativi, progetti pubblicitari, c'è veramente di tutto, e lo trovo un canale molto interessante proprio per l'importanza che ha il personaggio, che è stato un bravissimo animatore italiano, cominciando appunto in tempi non sospetti, per così dire, e che comunque riesce ad essere ancora un bravissimo creativo, quindi andate, date un'occhiata al suo canale YouTube, perché merita veramente tanto. Abbiamo parlato di doppiaggio, abbiamo parlato di animazione, spostiamoci ancora e cominciamo a parlare di effetti speciali, e passiamo al canale YouTube piccolino di un creator italiano molto bravo negli effetti speciali e nel green screen. Lui è un Wovian come me, come potete capire dalla maglietta che indosso. Nel suo canale ha realizzato delle piccole webserie molto molto ben curate, anche se realizzate letteralmente a costo zero, a dimostrazione delle sue grandissime capacità di lavoro con il green screen e con gli effetti speciali. Sto parlando di The YouTuber, prima di tutto link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscete andate e iscrivetevi subito al suo canale, lui è bravissimo. Ha realizzato alcune piccole webserie, appunto, e adesso ha molti progetti nel calderone, molte cose in cui sta cercando di mettersi in gioco, è molto molto bravo, ha anche realizzato dei video molto brevi nei quali prende una scena classica di un film famoso e la rielabora con After Effects o con altri meccanismi per realizzare qualcosa di completamente diverso, molto divertente, eppure che mostra grandissime capacità di lavoro nell'ambito degli effetti speciali. C'è un video che vi lascerò segnalato sul doobly-doo, uno special nel quale prende una scena di Guerre Stellari, la fa diventare una scena divertentissima con dei che secondo me ci sta benissimo, e ci mostra un po' quali tecniche ha utilizzato per realizzare questa cosa. Sul suo canale ci sono dei video, delle playlist molto molto interessanti, e come ripeto è veramente molto bravo negli effetti speciali, merita tantissimo, e ciononostante il suo canale è in una nicchia sepolta che meriterebbe di sbucare molto più in alto, quindi non solo vi invito ad andarvi a iscrivere al suo canale YouTube, ma soprattutto a condividere i suoi video, a farlo conoscere, a diffondere i suoi contenuti, perché sono molto molto belli. Insomma, questi erano quattro creator italiani che trovo molto interessanti e rappresentano delle nicchie particolari eppure meritevoli sulla piattaforma di YouTube Italia. Voi che cosa mi dite? Conoscevate già questi quattro creator? Ci sono altri canali YouTube italiani di nicchia che mi vorreste segnalare? Ci sono dei contenuti particolari realizzati in Italia che pensate siano meritevoli di essere diffusi? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene, anche per oggi ho concluso, spero di essere riuscito a farvi conoscere una interessante nicchia di YouTube Italia. Se ce l'ho fatta, come sempre, pollice in alto, condividete con gli amici, WhatsApp, Telegram, tutte le app social, iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social, o conoscere piccole curiosità dietro le quinte sui video che devo realizzare. E infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di Viaggio on the road, ditemelo in un commento qua sotto. Sono Grizzly, a casa, in compagnia della collezione di orsetti. Ho concluso, come sempre, restate a casa, grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!